Diamo il benvenuto a Roberto Fabbri, siamo qui al Music Italy Show 2010, un evento che è tornato ad essere presente in Italia dopo 3 anni quasi di assenza. Finalmente la musica si rimuove. E tu sei qui per conto della Ramirez, tu sei uno dei più importanti endorser in Italia della Ramirez. Ci vuoi innanzitutto spendere 2 parole sull'evento, perché credo sia anche una cosa molto importante per rimuovere un po' il sistema musica, e poi sul tuo lavoro. Salve a tutti, buonasera, sono contento di stare qui con voi. Questo evento che ha ripreso della fiera degli strumenti musicali veramente è molto importante, perché io mi ricordo l'ultima 3 anni fa, appunto, dove abbiamo partecipato, e mancava a tutti noi operatori del settore questo grande contenitore che ci fa incontrare, ma fa anche vedere a che punto è la musica in Italia. Io chiaramente, essendo un endorser della Ramirez, ma anche essendo autore Karish, ho sempre partecipato da anni ormai a queste fiere. In questa occasione sono qui per presentare il mio ultimo lavoro, che sono mie composizioni, si chiama Beyond, che è prodotto dall'Egea e dal produttore Riccardo Vitanza di Parole Dintorni. È un disco dove ci sono 14 mie composizioni e poi 6 trascrizioni di Giovanni Allevi, che è un pianista che sta andando molto. Sei venuto qui al Music Italy Show anche per conto della Karish, perché hai fatto un metodo che è legato al disco. Diciamo che io per Karish, sì, io ho scritto più di 30 libri, tutti i metodi di quest'anno, domani mi daranno il premio proprio in questa occasione, infatti è un vanto per me, per le 150.000 copie vendute dei miei libri negli ultimi 5 anni. E domani Monzino, che è il patron del gruppo, perché Monzino, Karish è una parte del gruppo Monzino, mi darà questo premio che è molto importante. Questo è l'ultimo lavoro che ho fatto che è legato, diciamo, sono i pezzi del disco. Chiaramente questo è edito dalla Karish, il disco da una casa discografica, però diciamo la mia è anche, diciamo, ho una tradizione come autore di libri, cioè migliaia di giovani in Italia iniziano lo studio della chitarra classica sui miei libri, e questo grazie a Karish, insomma, è una cosa molto bella. Sì, sicuramente un vanto anche per noi averti ospite nella rivista Guitar & Bass. Puoi parlarci brevemente o a lungo, quanto vuoi, in base a quanti sono dei tuoi progetti futuri o quello che stai lavorando attualmente? Sì. Beh, praticamente il disco è uscito poco più di 1,5 mesi fa. Ho fatto la prima presentazione ufficiale al Blue Note di Milano con un concerto solistico, e adesso parte la tournée estiva, chiaramente, che non è solamente in Italia, però chi mi segue, basta che va sul mio sito, vede tutte le date che mi... Perché secondo me è importante l'apertura. Io sono un chitarrista classico che però ascolta tutto da sempre, e nel mio festival faccio suonare da chitarristi gypsy fino a chitarristi flamenchi, acustici, classico, perché credo che non ci sia, l'importante non sia dividere in steccati, cioè bella musica, brutta musica, non bisogna creare scompartimenti, ma bisogna invece cercare di lavorare tutti insieme per questa passione che è la musica, a prescindere dalle etichette, classica, jazz, pop, rock, quello non ci interessa molto, questa è la mia idea. Ciao a tutti, grazie.